Sandro Sabatini, nel suo articolo per calciomercato.com, ha espresso un giudizio unico sullo scontro tra Inter e Salernitana, descrivendolo come un'esperienza unica e senza precedenti nella sua vita di osservatore del calcio italiano. Con una differenza di 50 punti in classifica tra le squadre, la partita sembrava, a prima vista, in pari, come se fosse un'amichevole tra professionisti e dilettanti. Ma quello che ha impressionato di più Sabatini è stata la facilità con cui l'Inter, guidata da giocatori come Sanchez, Klassen, Arnautovic e alcuni ragazzi della primavera, ha dominato la gara fin dall'inizio. Questo approccio coraggioso contrastava con le aspettative di una rotazione più drastica delle squadre date le sfide incombenti della Champions League e l'importanza di evitare infortuni. Lascia il tuo mi piace al video e iscriviti al canale per non perdere le prossime novità della squadra nerazzurra. Prima della partita Sabatini ha ammesso di aver messo in dubbio le scelte di Inzaghi e ha suggerito un approccio più cauto volto a preservare giocatori chiave. Tuttavia, quello che ha visto in campo è stata una dimostrazione di dominio assoluto da parte dell'Inter, che non solo ha vinto facilmente ma ha anche avuto l'opportunità di far riposare alcuni dei suoi giocatori chiave mentre giocavano. Questa schiacciante vittoria non solo ha consolidato la posizione in classifica dell'Inter, ma ha portato anche un senso di soddisfazione ed emozione tra i tifosi interisti. Sabatini ha riconosciuto che la sfida di affrontare l'Atletico Madrid nella prossima partita di Champions League sarà completamente diversa data la formidabile reputazione dell'allenatore Diego Simeone. Ha però espresso la fiducia che l'Inter, con la sua fiducia attuale e la splendida forma, sia ben attrezzata per affrontare qualsiasi avversario. Il riferimento alla canzone di Annalisa Sinceramente Bella sottolinea la bellezza della prestazione dell'Inter e il sentimento di ottimismo che circonda il club in questo momento. L'analisi di Sabatini sullo scontro tra Inter e Salernitana offre una prospettiva interessante sul rendimento della squadra nerazzurra e sulle scelte strategiche di Inzaghi. La sua riflessione sulla partita, seppure critica rispetto alle aspettative iniziali, evidenzia l'efficacia dell'approccio adottato dal tecnico e la potenzialità dell'Inter di affrontare sfide più impegnative in futuro. Da tifoso dell'Inter, sono d'accordo che la vittoria sulla Salernitana sia stata impressionante e stimolante, e non vedo l'ora di vedere come la squadra continuerà a crescere ed eccellere per tutta la stagione. E tu cosa ne pensi delle parole di Sabatini? Lascia la tua opinione nei commenti qui sotto, e forza Inter!